stronzo, però li voglio bene, stronzo, ti voglio bene, però sei uno stronzo, fuck you, stronzo, ti voglio bene. Senti, tra le tante cose hai fatto anche il calendario di Max, che ai tempi io mi ricordo era... cioè era un po' l'arrivo, no? Cioè era una roba... Sì, era un biglietto di visita. Oggi, oggi non so come lo chiamerei. Spunta blu. Esatto, è la spunta blu di oggi. Però a quei tempi io so che ci pagavano... Quanto ti hanno dato per fare quel calendario? Devo dire? 400.000 euro o 400 milioni di lire? Non mi ricordo. 400.000 euro. Porca troia. Però Equitalia se l'ha presa dopo, quindi... è andato tutto in beneficenza. Grazie Equitalia, al quale ringraziamo anche i nostri amici cari di Equitalia. Sono peggio di... niente. Sono dei miei amici molto, molto... Salutiamo Equitalia. Sì, 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 perché speriamo non mi abbandonano mai, almeno loro. Comunque, senti, ieri ero al telefono con un signore che conosce molto bene, che ormai è qui ogni mese, con Fabrizio Corona. Poi ci arriviamo anche a Fabrizio. E gli dicevo, guarda, oggi domani vado a intervistare Nina, no? E ho detto, chiedili del calendario di Max. Oh, Madonna. Perché mi ha detto allora, che se non volevi farlo, e lui ti ha obbligato. È invecchiato, che lui purtroppo si ricorda poche cose e non so cosa vuole, cioè perché cosa c'è da raccontare. E lui mi ha detto che te non volevi farlo, che no, hai pianto. Sì, perché e lui, ti ha obbligato ero, lui? Ero nuda e lui mi ha obbligato. Sì, è un stronzo, però li voglio bene, stronzo, ti voglio bene, però sei uno stronzo, fuck you, stronzo, ti voglio bene. È un po' un manipolatore. Ma no, ma dai, sì. Oh sì, oh no, Dio. Diciamo, è manipolatore fino a un certo punto, perché alla fine anche la persona che c'è davanti, se io ero, vabbè, all'epoca non lo è stato così tanto, però se, diciamo che me l'ha fatto fare e io sono rimasta molto male, perché ti stavo spiegando prima, anche rapporto sessuale, cioè non è che vedevo sesso per me, non era una cosa di piacere, perché ero quasi una condanna, uno stigma. E quindi calendario, essere nudi, anche quello è un altro bagaglio che era tutto... quel background della mia famiglia che mi ha cresciuto da suore, invece sono una zozza, proprio una zoccola, sì. Lo sono, lo dico.